stasera io avevo detto che avrei dato più spazio alle vostre domande. Volevo prima fare una piccola premessa, proprio piccola piccola, perché appunto dai vari commenti che ci sono stati l'altro giorno su questo gruppo, mi sono reso conto appunto che questo argomento è un po' ostico. Ho visto insomma che c'è difficoltà ad accettare il fatto appunto che il mondo, non tanto che sia un'illusione, perché quello magari è un di cui, ma ad accettare proprio il fatto che noi siamo i responsabili di tutto ciò che accade, anche delle cose che non ci piacciono. Io, se vi ricordate di questo argomento, ne ho già parlato tante volte. Mi ricordo addirittura il primissimo video, la prima diretta che ho fatto. Mi pare che proprio aprì proprio con questo argomento, dicendo: questo è il gruppo del ritrovo della consapevolezza. Ma la consapevolezza è comunque un percorso di crescita che sia davvero efficace, lo si può fare soltanto se si accetta, prima di tutto, che noi siamo i responsabili di tutto ciò che accade. Quindi l'avevo premesso proprio perché questo so già che è la cosa più difficile da accettare per tante persone. Oh, intanto mi sentite? Sì, datemi qualche segnale perché io sto parlando, spero che il mio audio arrivi a tutti quanti. E quindi mi sono reso conto appunto che questa cosa è ostica perché comunque, questo l'ho detto tantissime volte, però lo ripeto, comunque c'è il nostro ego che non vuole mollare la presa, non vuole proprio mollare. Il nostro ego ha sempre bisogno di un capro espiatorio, di qualcuno che in qualche modo possiamo accusare di ciò che accade, no? Ed è il normale funzionamento del nostro ego, perché l'ego sta lì per quello, per farci sentire appunto separati dal mondo. È il risultato, se volete, della nostra credenza nella separazione. E quindi, come tale, l'ego fa di tutto per mantenerci all'interno di questa gabbia, perché poi è una gabbia, no? Una gabbia in cui appunto ci fa vedere un mondo separato, un mondo che non è in nessun modo collegato a noi, in cui esistono gli altri, esistono i cattivi, i buoni, i brutti, i belli, gli antipatici, i simpatici, esiste un po' tutto e il contrario di tutto. Appunto perché è un mondo duale, no? E quindi un mondo in cui vediamo veramente tutto ciò che può essere esprimibile, in qualche modo lo vediamo. E quindi vediamo anche moltissime cose che non ci piacciono. Ecco, se vi ricordate, io già dal primo video dissi appunto che un percorso di crescita comunque prevede il fatto necessariamente che prima o poi ci si può arrivare prima, dopo, ci si può arrivare in qualunque momento, non è importante, però è una tappa necessaria. La tappa è proprio quella di rendersi conto di essere responsabili e quindi di essere i creatori del mondo, di tutto, anche di ciò che non ci piace, soprattutto di ciò che non ci piace, perché è chiaro che di quello che è bello è facile, no? Prendersi la responsabilità. Questo è chiaro. E soprattutto, visto che tutti quanti siamo in qualche modo attirati da questa legge dell'attrazione, no? Passatemi il gioco di parole, siamo attirati dalla legge dell'attrazione proprio perché molte persone, forse anche io per primo, siamo approdati a questo percorso di crescita proprio attraverso magari dei libri o dei video tipo The Secret, comunque leggendo qualche autore che ci parlava della legge dell'attrazione. Quindi siamo stati un po' attirati da questa fantastica possibilità di poter creare la nostra realtà, di poter attirare a noi le cose che desideriamo, no? Eccetera, eccetera. Ebbene, se ammesso che vogliamo soltanto fare in modo che la legge dell'attrazione funzioni, no? Ammesso che non ce ne importa nulla della crescita personale, che non vogliamo ritrovare la nostra vera natura, che no? Tutte queste chiacchiere che magari a qualcuno possono anche non interessare. Peccato però che la legge di attrazione funziona in base a ciò che crediamo, no? Questo già ve l'ho detto mille volte, lo ripeto qui per ribadirlo, per renderlo ancora più chiaro. La legge di attrazione non può funzionare se noi diciamo che è colpa degli altri quando le cose non ci piacciono. Perché? Perché stiamo dichiarando che non siamo i creatori della realtà. Ora, dato che, vi ricordate, ho sempre detto che c'è quel genio, no? Che sta lì, quel genio, avete visto quello blu, no? Tutto blu del film Aladdin di Disney, con la faccia da simpaticone, no? Quello sta sempre lì a braccia conserte e obbedisce semplicemente a tutti i nostri comandi. Ma i nostri comandi non sono soltanto quando diciamo voglio, che so, la villa con piscina, piuttosto che voglio trovare l'anima gemella, piuttosto che voglio trovare un lavoro che mi piace o tutto quello che possiamo chiedere.
realtà noi i comandi li diamo soprattutto, non soltanto quando esprimiamo desideri, ma soprattutto quando facciamo delle affermazioni, sia mentali che con la bocca, chiaramente sia con la voce. Chiaramente le affermazioni, tra l'altro, quando diciamo qualcosa a voce, è chiaro che vuol dire che lo pensiamo, no? Quindi comunque è una credenza che abbiamo comunque a livello mentale. Ecco, quindi noi stiamo continuamente dando ordini a quel genio simpaticone. Ma è lui chiaramente, se ci sente dire che gli altri sono quelli che ci possono fare del male o che comunque fanno cose che non ci piacciono, beh, quello lì non può fare, può fare altro che dire obbedisco padrone, quindi ti manderò altre cose che non ti piacciono. Farò in modo che gli altri ti rendano succubi, e quindi, che so, se ti lamenti del tuo capo ti farò trovare altri, anche se cambi lavoro, ti farò trovare altri capi antipatici, piuttosto che... ricordate la storia, ve l'ho raccontato quella storia di quella persona che mi scrisse tempo fa dicendomi che poverino non trovava mai una compagna perché secondo lui tutte le donne erano stronze, no? Passatemi il termine. E io gli feci notare che proprio perché lui diceva quello non trovava una donna. È chiaro che, cioè, siamo 6 miliardi su questo pianeta, di cui la metà donne, quindi è chiaro che ci sono 3 miliardi di potenziali STR, non voglio ripetere la parola, ma ci siamo capiti. Quindi è chiaro che per l'universo è facilissimo trovare persone esattamente così come noi crediamo che siano. E non si rendeva conto che non è che non trovava una donna perché appunto tutte le donne sono come diceva lui, ma il problema è che è il contrario, no? Semplicemente lui trovava semplicemente le persone che credeva di trovare, che è una credenza quella. È chiaro, è una credenza molto molto depositata all'interno dell'inconscio, no? Perché per lui era la verità assoluta, tant'è quando io tentai di dirgli guarda che probabilmente sei tu che stai attirando queste persone, si arrabbiò dicendomi ah ma no, ma che dici, guarda che ne ho conosciute tante, sono tutte così, ti assicuro. Dico beh, purtroppo non riusciva proprio a comprendere questo concetto, no? Che le nostre affermazioni creano poi il mondo che andiamo a sperimentare. Ecco, quindi per tornare al discorso iniziale, ammesso che non ce ne importa assolutamente nulla di crescita personale, no? Che quindi non vogliamo fare chissà quale percorso di illuminazione, ma semplicemente vogliamo imparare bene la legge di attrazione perché vogliamo, che so io, farci una bella villa con piscina. Perfetto. Ebbene, sappiate che quel genio, se voi dite che il mondo non vi piace, che gli altri sono, no, quello che sono, lui continuerà comunque a fare esattamente quello che gli ordinate. E quindi se voi ordinate, perché le vostre affermazioni sono ordini, lo ribadisco, se voi ordinate a quel genio che il mondo non lo create voi, il genio dirà perfetto, il mondo non lo crei tu. E quindi accadranno cose assolutamente al di fuori di quello che noi desideriamo, che noi vogliamo. Quindi attenzione, perché è chiaro che la presa di responsabilità è fondamentale. Io chiaramente ne faccio più un discorso di crescita personale, è chiaro, poi la legge di attrazione è bella se riusciamo anche a farla funzionare, perché no? Tant'è che io stesso... do tante indicazioni su questo, però attenzione perché comunque le nostre affermazioni sono ciò che crea il mondo. Quindi il fatto di non accettare appunto questa cosa è un fortissimo blocco per la nostra crescita. Perché? Perché finché noi crediamo che il mondo là fuori esista a prescindere da noi, dove esistono persone cattive, dove esistono brutture, dove esistono cose che non ci piacciono e quindi di cui ci lamentiamo poi, no? Puntualmente. È chiaro che stiamo dichiarando all'universo, una dichiarazione fortissima quella, perché d'essere divini, le nostre dichiarazioni sono ordini a tutti gli effetti, noi stiamo dichiarando all'universo che il mondo può farci del male e che quindi oltretutto noi non abbiamo alcuna possibilità di poterlo cambiare o comunque di poter in qualche modo fare qualcosa per avere un mondo migliore, no? Un mondo, ma non dico un mondo in generale, il nostro mondo, no? Al limite, proprio, ammesso che vogliamo proprio soltanto avere... Come dicevo prima, soltanto le cose per noi, no? E quindi vogliamo, ci avviciniamo a questo percorso soltanto per attirare a noi i nostri desideri. Non è possibile farlo se noi non ci dichiariamo responsabili del mondo, se non ci dichiariamo creatori del mondo. Capite? Questo è fondamentale. Quindi, il mondo illusorio che vediamo, il mondo illusorio che ci sembra vero, prima o poi nel nostro percorso, chiaro, io non voglio convincere nessuno, perché poi è chiaro che a questa realizzazione, chiamiamola così, bisogna arrivarci da soli, non si può forzare nessuno, io posso soltanto spiegare quello a cui sono arrivato, in qualche modo quello che ho compreso, quello che credo, quelli che sono i miei pensieri,
Ma poi è chiaro che sono chiacchiere, soltanto chiacchiere, se poi non si mettono in pratica. Cioè, se sentite vere queste cose, in qualche modo sperimentatele, fate in modo che queste cose inizino a diventare la vostra normale, il vostro normale modo di pensare, le vostre abitudini mentali. Perché le abitudini mentali cosa sono? Sono altro che pensieri ripetuti che diventano credenze. Perché? Perché chiaramente un pensiero ripetuto dopo un po' diventa la vostra credenza. Quindi iniziamo a cambiarle queste credenze, no? Cioè, se il mondo non ci piace, beh, io vi dico che se il mondo non vi piace è perché semplicemente avete delle credenze sbagliate sul mondo. Quindi iniziate a cambiare le credenze e vedete che il mondo in qualche modo cambierà. Ribadisco, non è che possiamo salvare il mondo, perché non è il nostro scopo salvare il mondo, però sicuramente possiamo fare in modo che almeno la nostra vita e quella dei nostri vicini, dei nostri cari, dei nostri parenti, dei nostri amici possa in qualche modo essere un po' migliore, specialmente perché almeno se noi riusciamo a raggiungere quella quiete necessaria per poter vivere meglio, beh, anche le persone che sono intorno a noi, se non altro, avranno a che fare con una persona più tranquilla, una persona magari che si arrabbia di meno, una persona che magari può anche dare dei consigli ad altri, no, su come comportarsi, e quindi insomma si cresce, no? È un modo per crescere. Ecco, il modo per crescere è questo. Può non piacere, può essere antipatico. Io già lo so perché poi chiaramente nei commenti leggo i commenti, no? Puntualmente arriva la persona che dice: ah, ma cosa dici? Ma è allora quelli che vengono uccisi e quegli altri che là e quella. Purtroppo, e qui va detto, le guerre che ci sono nel mondo sono bruttissime, chiaramente. Ma ci avete mai pensato che forse quelle guerre non sono nient'altro che la materializzazione, se volete, la materializzazione amplificata di quelle che sono le nostre piccole guerre quotidiane? Le guerre che noi facciamo tutti i giorni, per il semplice motivo che pensiamo che il mondo sia separato, e questa è la grossa credenza che va eliminata. Perché? Perché noi tutti i giorni, magari, che so, abbiamo a che vedere con il vicino di casa che fa rumore, con quello che ci taglia la strada nel traffico la mattina quando andiamo a lavorare, con il nostro datore di lavoro che ci fa arrabbiare, e metteteci tutto quello che volete, no? La suocera e quant'altro. Ecco, capite che queste piccole guerre moltiplicate per miliardi di persone, perché insomma, alla fine sono tante energie negative che vanno a sommarsi. Beh, non vi è mai venuto in mente che forse quelle guerre sono semplicemente l'amplificazione di quelle che sono le nostre piccole guerre quotidiane? Allora, perché non cominciamo semplicemente noi per primi, anche se gli altri non lo fanno, ma non ci interessa, noi per primi a cambiare questo atteggiamento. E quindi a prenderci appunto la responsabilità, cioè a iniziare a vedere il mondo sotto altri occhi, per esempio non lamentandoci più, per esempio non credendo che l'altro voglia necessariamente farci del male o che sia nostro nemico, non pensando che comunque sia là fuori ci sono i pericoli del mondo. Non sto dicendo che bisogna, che so, lasciare la porta aperta di casa o che so io, come c'è scritto nel Vangelo, porgere l'altra guancia, assolutamente no. Fate valere i vostri diritti, arrabbiatevi pure se c'è da arrabbiarsi, perché comunque bisogna farsi rispettare, ci mancherebbe altro. Però siate sempre presenti a voi stessi. Il discorso è sempre quello dell'atteggiamento, non tanto in quello che si fa. E qui voglio dire, appunto, voglio aprire un'altra parentesi importante, perché proprio in quei commenti è uscito fuori il fatto: ah, ma tu dicendo che è un'illusione, stai dicendo che dobbiamo girare la faccia e voltare il viso, portare la faccia verso le cose brutte e ignorarle. Non sto dicendo questo, non ho mai detto questo, attenzione. Cioè, bisogna iniziare a comprendere che il giudizio è una cosa e l'azione è un'altra. Sono due cose completamente separate e non vanno a braccetto. Noi pensiamo che siano la stessa cosa, ma dobbiamo imparare a separarle. Se vediamo un ladro che sta rubando qualcosa, sta tentando di rubare, dobbiamo fare tutto il necessario per fermarlo, ci mancherebbe altro. Se vediamo un qualunque reato, bisogna necessariamente fermarlo, piuttosto che denunciarlo, piuttosto che fare in modo che non possa quella persona fare del male ad altri. È nostro dovere farlo, non soltanto un diritto, ma è un dovere. Ma è chiaro che dal fare, e cioè evitare che appunto si commetta un reato, che è cosa giusta da fare, perché comunque è il nostro dovere di cittadini, se non altro, non è detto che bisogna necessariamente esprimere un giudizio verso ciò che sta accadendo. Sono due cose completamente separate. Quindi il giudizio è una cosa, l'azione è un'altra. Quindi il fatto che io non giudichi il mondo che vedo, il fatto che io non esprimo appunto il giudizio e quindi metto a tacere il mio giudice interiore, e tutti quanti abbiamo un giudice interiore, nessuno escluso, quindi non, nessuno pensi di non avere quel giudice che sta continuamente lavorando e continuamente esprimendo giudizi verso il mondo.
possiamo azzittirlo quel giudice. E questo non vuol dire diventare succubi del mondo o, no, o voltare la faccia dall'altra parte, perché semplicemente possiamo continuare esattamente a fare quello che facciamo, quindi comportarci, tra virgolette, da buoni cittadini, no? Evitando che comunque qualcuno faccia del male a qualcun altro, ma quello che va fatto è, cioè quello che va cambiato è l'atteggiamento, è questo che voglio dire. Quindi non diciamo, ah sì, ma così non posso voltar faccia e far finta di niente, nessuno fa finta di niente. Abbiamo comunque, siamo in questo mondo, quindi abbiamo tutto il dovere di comportarci come in questo mondo ci si deve comportare, rispettando le leggi e facendo tutto ciò che va fatto. Ma il giudizio è quello che noi dobbiamo eliminare. E guardate che l'unico modo, cioè scusate, non l'unico modo, ma l'unico motivo per cui noi siamo sofferenti in qualche modo è solo ed esclusivamente per il giudizio. Cioè, se dovete portarvi a casa una sola cosa da questa sera, da questo video, una sola cosa, il concetto è proprio questo. Scrivetevelo anche se volete per ricordarvelo, mettetelo su un post-it, magari ve lo attaccate al bagno, allo specchio del bagno. L'unico motivo della vostra sofferenza è il vostro giudizio. Tant'è che giorni fa ho scritto proprio sul mio profilo, non so chi l'ha letto, una frase in cui dicevo appunto: non sei prigioniero del giudizio degli altri, ma sei prigioniero del giudice che è in te. Perché quel giudice ci continua a far vedere un mondo diviso in due, un mondo di cose belle e cose brutte, un mondo in cui c'è appunto un giudizio, in cui ci mettiamo su un piedistallo e ci prendiamo il diritto di dire cosa è giusto e cosa no, cosa è bello e cosa no. Capite che questo è semplicemente una trappola dell'ego. Siamo vittime dell'ego in quel momento lì. Perché? Perché vi faccio notare semplicemente una cosa, cioè, ma come fate a capire o a sapere se qualcosa che sta accadendo, voi non potete mai sapere, nessuno di noi potrà mai sapere il motivo per cui sta accadendo qualcosa, brutto o bella che sia. Perché? Perché non abbiamo la più pallida idea del disegno, e il disegno lo scrivo sempre con la D maiuscola per indicare che è un disegno più grande di noi, non sappiamo nulla di quel disegno. Che so, come esempio banale potrei fare, la metterei magari letta qualche intervista di persone magari che hanno avuto una brutta malattia, che so, un tumore o qualcosa di brutto, e poi dopo hanno detto quella è stata la cosa più bella che mi possa essere capitata nella vita perché mi ha fatto comprendere tante cose. Per esempio, attraverso la malattia si può riscoprire l'amore delle persone che ci sono accanto, per esempio. Si può comprendere anche quanto è importante la vita, magari perché magari molte volte trascinati dal lavoro, trascinati dagli mille impegni che abbiamo, dimentichiamo quanto è bella la vita, no? Ci dimentichiamo magari di ringraziare tutte le mattine il semplice fatto che siamo svegli, respiriamo e abbiamo una casa e possiamo mettere un piatto di pasta sul tavolo. Ecco, comprendete per esempio che tutto ciò che accade ha sempre comunque uno scopo. Quello scopo non lo conosciamo, il più delle volte non sappiamo che scopo è, qual è il disegno che c'è dietro, qual è, se volete, la benedizione che c'è dietro qualche cosa, qualunque cosa, bello o brutta che sia. Adesso non voglio entrare in esempi particolari perché poi chiaramente ognuno può farsi i propri esempi, ma ribadisco, è bene importante comprendere che noi non abbiamo gli occhi per vedere quello che è il vero disegno che c'è dietro questa creazione. Benché siamo noi a crearla tutto questo mondo, però in realtà sapete benissimo, dico sempre, non siamo noi a crearlo con il nostro piccolo io, ma lo creiamo col nostro vero sé, con il nostro essere divino, con la nostra coscienza, no? È la coscienza a creare il mondo. Ebbene, il nostro piccolo io e quindi la nostra piccola mente razionale non potrà mai comprendere qual è il disegno e qual è il motivo per cui sta accadendo qualche cosa, perché magari lì ci può essere la più grossa benedizione per le persone che stanno subendo, che in quel momento magari è una cosa molto brutta, ma magari dopo si accorgeranno che potrebbe essere anche una cosa che gli ha portato, magari gli ha fatto comprendere tante cose importanti, senza la quale non avrebbero mai compreso. Quindi è molto importante comprendere questo. Quindi il nostro giudizio riguardo le cose che non ci piacciono è semplicemente senza senso, è veramente senza senso. Ma questo non vuol dire essere cattivi o, che so io, accettare che esistano, oppure dire sì, è giusto che accadano cose brutte. No, non sto dicendo questo. Non è giusto che accadano cose brutte, ma non è nemmeno sbagliato. Cioè, voglio dire, accadono e basta. Accadono e basta. E quando accadono, soprattutto quando accadono a noi nella nostra vita, l'unica cosa che possiamo fare, proprio perché ormai la cosa è accaduta, quindi non possiamo più tornare indietro, l'unica cosa da fare è trarne il miglior beneficio possibile. Quindi qualunque cosa ci accade, l'unico atteggiamento veramente utile che possiamo avere in quel momento magari drammatico della nostra vita è prendere in mano la responsabilità di quello che è accaduto. E quindi iniziare a chiedersi, ma qual è il messaggio?
Qual è la lezione? Quale beneficio posso trarre da questo che mi sta accadendo? E soltanto così si cresce, soltanto in questo modo si può crescere. Quindi iniziamo intanto già domani mattina, se ci riusciamo, ad eliminare il giudizio. Iniziamo a spegnere la voce di quel giudice interiore. Ma noi giudichiamo tutto, fateci caso, ma basta osservarsi, perché noi non ci osserviamo. Il giudizio parte in maniera proprio meccanica, proprio perché noi normalmente, tra virgolette, dormiamo, anche se siamo occhi aperti e giriamo per strada. Adesso, banalmente, quando vediamo una persona per strada, iniziamo a giudicarla da come è vestita, che capelli, se si ha o no i capelli, o se come è pettinata, se ci piace oppure no, iniziamo a... persone magari che non conosciamo, che quindi non possiamo mai lontanamente sapere qual è la loro vita, che cosa hanno fatto, non sappiamo nulla, eppure giudichiamo. Giudichiamo banalmente perché hanno magari un vestito strano che magari è fuori moda, che so io, piuttosto che qualche cosa che non ci piace. Ecco, comprendete, e questi sono giudizi più stupidi, chiaramente, le cose più banali che possiamo fare, fino ad arrivare anche a giudicare atteggiamenti o cose che fanno gli altri, quando non siamo in grado di poter giudicare nessuno, assolutamente. Proprio perché non sappiamo né le motivazioni dell'altro, né possiamo conoscere qual è il disegno, ribadisco, il disegno con la D maiuscola, perché la nostra piccola mente non può arrivare a comprendere quello che sta accadendo. Un'altra cosa, e poi dopo lascerò spazio a vostre domande. L'ultima cosa che voglio dire, quando si parla di illusione, e su questo vi rimando al video di, non mi ricordo, forse di un mesetto fa più o meno, tanto lo trovate nel gruppo, nel video in cui ho parlato dell'illusione, andatelo a rivedere, se praticamente qui non voglio ripetere le stesse cose che ho già detto. Ma quando si parla di illusione, la cosa più importante da comprendere non è tanto il fatto che bisogna capire che è un'illusione. Perché? Perché in quel modo là è chiaro che l'ego ha una resistenza fortissima, perché se iniziamo a parlare di illusione, è chiaro che nell'illusione dobbiamo mettere anche il nostro corpo, noi stessi, cioè quello che crediamo di essere. Perché la nostra personalità è anch'essa frutto di un'illusione, no? Noi non siamo quello che crediamo di essere, non siamo il nostro corpo. E quindi che succede? L'ego si sente sperduto. Perché? Perché crede che magari l'illusione annulla quello che siamo. E quindi pensiamo di perdere l'identità addirittura. Se siamo in questo mondo dell'illusione, allora che io non esisto? No, questa è la prima domanda che ci si fa. E quindi a livello inconscio scattano mille resistenze, mille cose, no? E quindi ecco che escono fuori quei commenti: ah, ma allora io non credo perché, no? Tutte le cose brutte accadono nel mondo. Senza rendersi conto, appunto, come ho detto prima, ovviamente quelle cose sono l'amplificazione delle nostre piccole guerre quotidiane. E non venite mai a dire che non avete guerre quotidiane, che siete dei santi che girano per strada, perché io per primo non lo sono, quindi assolutamente nessuno lo è. Quindi facciamoci le nostre belle analisi, di come ci osserviamoci, ma senza colpa, senza sensi di colpa, non sto dando la colpa di nulla a nessuno, attenzione. È normalissimo avere questo atteggiamento magari di rabbia o di repulsione. Perché siamo qui in questo mondo e non sappiamo che è un'illusione, no? Quindi è normale comportarsi così. Quello però stavo dicendo è che una volta che noi abbiamo compreso che è un'illusione, è chiaro che accettarla è difficilissimo, e qui ritorna tutto quello che ho detto prima. Cosa va fatto? Va compreso non tanto il fatto che noi non siamo il nostro corpo, che è importante saperlo, ma bisogna sostituire alla nostra identità falsa un'identità vera, e questo è il vero percorso da fare. Cioè, non basta dire un'illusione senza dare in alternativa alle persone se volete, una scappatoia, o comunque sia un qualcosa a cui aggrapparsi, no? Perché la nostra mente, il nostro ego vuole questo necessariamente. Quindi, quello che io vado sempre insistendo e vado sempre dicendo è che bisogna comprendere chi siamo veramente, quello è quello il lavoro da fare. Non tanto il lavoro di comprendere che è un'illusione, sì, d'accordo, quella se volete viene come conseguenza, no? Bisogna iniziare a comprendere chi siamo veramente, perché è chiaro che se comprendiamo chi siamo veramente, di conseguenza iniziamo a comprendere che il mondo è un'illusione, iniziamo a comprendere che tutto ciò che vediamo non ha alcuna realtà, che la vera realtà è un'altra, la realtà con la R maiuscola. E quindi chi siamo veramente? Beh, chi siamo, l'ho già detto in un'altra puntata, adesso qui lo ripeterò. Noi siamo semplicemente la coscienza. Io la scrivo sempre con la C maiuscola, la coscienza, o perché la volete chiamare coscienza, la volete chiamare universo, la volete chiamare Dio, la volete chiamare campo quantico, chiamatela come volete. Sono tutti sinonimi, no? Alla fine.
Ma noi siamo quello, noi siamo quella consapevolezza. Considerate, la consapevolezza è in qualche modo è la coscienza in azione, passatemi il termine. Quel senso di essere, quell'essere, non essere nome e cognome, non essere io o l'altro, ma essere, punto. Cioè quella sensazione di esistere, di essere, e che viene fuori soltanto se voi fate un'analisi della vostra mente, nel momento in cui voi vi rigirate l'attenzione verso voi stessi e iniziate a spegnere i pensieri, vi rendete conto che fra un pensiero e l'altro rimane che cosa? Rimane la consapevolezza. Quindi se noi annulliamo i pensieri della nostra mente, non è vero che noi non siamo più nessuno, noi diventiamo chi siamo veramente, cioè tocchiamo chi siamo veramente. Perché già lo siamo, quindi non dobbiamo diventarlo. Tocchiamo chi siamo veramente, tocchiamo quella consapevolezza. E capite che quella consapevolezza, che io dico sempre che è lo schermo su cui le immagini del mondo vengono proiettate, proprio perché è lo schermo su cui l'intero mondo può apparire, quello schermo lì è tutto ciò che c'è prima del mondo. Capite? Quindi non può essere influenzato dal mondo, proprio perché è come lo schermo di un cinema. No? Se nello schermo di un cinema che so, c'è una sparatoria, c'è un film western e si sparano, non è che lo schermo si buca, no? Non succede nulla allo schermo. Lo schermo è completamente indifferente alle immagini che vengono proiettate. Ecco, noi siamo quello schermo, siamo la coscienza. E quindi è quella la vera realtà nostra, capite? Quindi il mondo è semplicemente tutto ciò che viene proiettato su quella coscienza, come immagini, colori, suoni, sensazioni, emozioni. Tutto ciò che sentiamo, che proviamo, che vediamo, che tocchiamo. Ma di base tutto quello che accade, accade sulla coscienza, accade nella coscienza, accade nella coscienza. Questo l'ho spiegato anche nel mio ultimo libro, nella realtà ultima, perché proprio la realtà ultima è proprio questa, no? Il libro finisce proprio spiegando questo concetto molto importante. In quel libro parto da concetti di fisica quantistica, ma poi chiaramente arrivo a spiegare che cos'è la coscienza in qualche modo. Ecco, quello siamo noi. Ora capite che tutto ciò che accade non accade fuori, non c'è nulla là fuori, ma a partire da quello che ci accade addirittura sul nostro corpo. Se sentiamo il dolore a un dito, per esempio, se ci puncichiamo per sbaglio magari, che so, ci puncichiamo con un ago e quindi sentiamo un dolore, chiedetevi quel dolore, fatevi le domande, chiedetevi quel dolore dove lo sento. Qualcuno dirà lo sento sul dito. No, il dolore, in realtà il dolore lo sentite qua dentro, il dolore, oppure che so, le immagini che vedete, il suono della mia voce che sta arrivando alle vostre orecchie. Dov'è la coscienza che è cosciente di tutte queste cose? Quindi è cosciente dei suoni, delle sensazioni corporee, della vista, dell'udito, di tutto ciò che so, di un buon cibo che mettete in bocca. Dov'è quella sensazione? Dove appare quella sensazione? Appare sulla coscienza. Non appare sulla lingua se è una sensazione di gusto piuttosto che nell'orecchio se è una cosa uditiva, perché l'orecchio o la lingua sono soltanto dei trasduttori, sono semplicemente dei sensori, chiamiamoli così, sensori biologici, che non fanno altro che trasportare questi segnali al cervello. Ma nemmeno il cervello, pensate, è la cosa incredibile, non è nemmeno il cervello la zona in cui c'è la percezione. Perché il cervello, sapete cos'è? Il cervello è semplicemente un computer biologico, molto complesso, bellissimo, può fare milioni di operazioni al secondo, è la macchina più perfetta che esista al mondo. Ma è una macchina, nient'altro che una macchina. E quindi non fa altro che, cosa fa il cervello? Non fa nient'altro che catalogare tutto ciò che gli arriva. Quindi se vediamo che sto un bicchiere, siamo in grado di dire quello un bicchiere, perché? Perché semplicemente il cervello in un millisecondo, un tempo infinitesimale, cosa fa? Prende tutte le immagini che ha già memorizzate di altri bicchieri, le confronta e comprende che quello che stiamo guardando è anche lui un bicchiere, perché somiglia ad altri bicchieri, piuttosto che vediamo un tavolo, piuttosto che vediamo una persona, piuttosto che vediamo qualunque altro oggetto. Quindi cosa fa il cervello? È un potentissimo catalogatore, fondamentalmente questo fa, ok? Questo è il suo mestiere più importante. E quindi una volta che ha deciso che quello è un bicchiere, semplicemente gli appiccica l'etichetta bicchiere. Ma capite che il bicchiere voi lo percepite anche se non ne conoscete il nome. Cioè la percezione dell'oggetto, di tutto ciò che compare intorno a noi,
è chiaramente ci viene prima la percezione, no? E poi arriva tutto il resto, quindi arriva poi il riconoscimento, poi il dico a quello un bicchiere, eccetera, eccetera. E che succede? Noi poi agganciamo a tutta questa sequenza anche cosa? Il giudizio. Quindi sulla coscienza appare un'immagine, che è soltanto un'immagine sullo schermo, ok? Nient'altro che un'immagine. Dopodiché gli diamo un nome e poi diciamo mi piace o non mi piace. È buona e cattiva, è simpatica e antipatica. Cioè iniziamo subito, immediatamente, ad appiccicarci anche il giudizio del giudice, del famoso giudice che dicevo prima, senza renderci conto che tutto ciò che sta accadendo nella nostra coscienza. Sta accadendo dentro, non fuori. Fuori non c'è niente. Fuori non c'è niente. E questo ce lo dice fisica quantistica, non lo dice Paolo Marrone. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che noi diamo per scontato che esista là fuori qualcosa di separato da noi, quando non ci rendiamo conto che in realtà tutto sta accadendo dentro. Noi siamo, come ho scritto qualche giorno fa, siamo il luogo, siamo lo spazio in cui le cose accadono. Noi siamo lo spazio in cui le cose accadono. Ma tutto ciò che accade, accade dentro, non accade fuori, non c'è nulla là fuori, capite? Ecco perché siamo responsabili del mondo. Perché semplicemente noi siamo il contenitore di questo mondo, no? Chiamatelo contenitore, io dico spesso allo schermo su cui appaiono le immagini, l'analogia sceglietela voi, quella che vi piace di più. Fatto sta che tutto sta accadendo dentro la coscienza. La coscienza è l'unica cosa reale che c'è, l'unica cosa vera che c'è, tutto il resto è illusione. Quindi è molto importante comprendere, noi siamo la coscienza, siamo ciò che permette al mondo di manifestarsi. Beh, vi sembra poco? E capite quindi che noi siamo responsabili, certo, siamo responsabili, ma di tutto. Anche della nuvola che sta passando adesso su Roma e sta piovendo, perché è da stamattina che piove, ok? Siamo responsabili di tutto, di tutto, di tutto. E quindi è chiaro che il giudizio, che senso ha? Il momento in cui mi rendo conto che io chi sono veramente e mi rendo conto del fatto che tutto quello che accade, accade dentro di me. Capite che non ha proprio alcun senso. Quindi è chiaro che non è che dopo questo discorso posso aver eliminato qualunque obiezione e quindi le persone capiranno finalmente che no, chiaramente non basta. Però iniziate intanto, ecco, magari fate questo piccolo sforzo, se ci riuscite. Già domani mattina iniziate a non giudicare più il mondo. Vi posso assicurare che il mondo cambia, o perlomeno lo vedete in modo diverso. Il mondo poi alla fine sarà sempre lo stesso probabilmente, ma lo vedrete in modo diverso, vi assicuro. Iniziate, se uscite per strada, invece di guardare il traffico, guardate, che so, il cielo, guardate le nuvole, guardate, sentite, che so, gli uccellini, o che so io, il vocio di bambini che giocano accanto a voi, o concentrate, iniziate a cercare le cose, perché ci sono sempre, guardate, ci sono sempre, in qualunque situazione, cercate sempre le cose belle, cercate sempre le cose di cui poter essere grati. Banalmente, se non trovate nulla di cui poter essere grati, beh, allora rivolgetevi verso voi stessi, perché comunque state respirando, no? Siete vivi. Beh, allora, perché non ringraziare il fatto che siamo vivi? Non è scontato, no? Il fatto che stiamo bene, magari che non abbiamo qualche malattia particolare, magari il fatto che possiamo avere una casa, possiamo, ecco, stare oggi qui ad ascoltare quel pazzo di Paolo Marrone davanti a un computer, perché magari vuol dire che avete un computer, vuol dire che avete anche internet, no? E allora, perché non ringraziare? Avete sicuramente un letto in cui dormire la notte, perché non ringraziarlo? E quindi perché continuare a mettere l'attenzione sulle cose brutte che non ci piacciono, quando in realtà ce ne sono tantissime di belle che invece stiamo ignorando? Capite? È proprio il cambio di paradigma, il cambio di... E questo ci permette anche di eliminare quel famoso giudice, no? Perché nel momento in cui vediamo tanto cose che ci piacciono, beh, possiamo anche magari eliminare il giudizio, soprattutto il giudizio negativo, ok? Ecco, questo è quello che volevo dire. Semplicemente non vado oltre, perché chiaramente avrei tante altre cose da dire, ma preferisco dare spazio a voi perché so che volete fare tante domande. Allora, io, se mi permettete, prima di iniziare a leggere le vostre domande, avevo due domande che sono state fatte nel post in cui annunciavo questa diretta. Appunto, queste due persone hanno detto: non potrò stare nella diretta, quindi scrivo qui la domanda. Quindi, se mi date il permesso, io voglio prima leggere queste due domande, risponderò a queste due domande e poi vi darò tutto lo spazio che vorrete. Anzi, addirittura io non parlerò più, anzi, parlerò soltanto per rispondere, ma darò soltanto spazio alle vostre domande. Allora,
leggo qui perché me ne sono scritta. Allora, Rosy Maresi mi chiede: in questa illusione, che ruolo hanno le altre persone? Quando guardiamo le stesse notizie, gli stessi eventi, quando ci confrontiamo sui problemi, sulle scelte da fare? Io questa cosa qui l'ho detta molte volte e la ripeto ulteriormente. Allora, siccome, come ho detto prima, il mondo è una serie di immagini che sono proiettate sulla coscienza, è chiaro che tutto ciò che vediamo, tra virgolette, è un'illusione, come ho già detto. Quindi vuol dire, questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che gli altri, ma anche noi stessi, non ci mettiamo su un piedistallo pensando noi esistiamo, gli altri no. Gli altri, noi stessi, in realtà non esistiamo. Siamo immagini su quello schermo. Siamo semplicemente delle immagini su quello schermo. Quando parlo del sognatore, qualcuno pensa che il sognatore è lui stesso, è quell'io piccolo, no, che in qualche modo sta sognando questo mondo. No, l'io piccolo è il sognato, non è il sognatore. Il sognatore è uno solo, ed è lo stesso per tutti. Non c'è il mio sognatore, il tuo sognatore o il sognatore dell'altro. Così come non c'è la mia coscienza o la vostra coscienza. Non c'è una coscienza personale, nessuno è proprietario della coscienza. Tant'è che non abbiamo una coscienza, noi siamo coscienza, ok? Cioè noi siamo lo spazio all'interno del quale il mondo appare. Quindi è chiaro che in questo senso parlare degli altri non ha senso proprio, non ha proprio senso. Cioè chiedersi che ruolo hanno le altre persone. Le altre persone sono delle proiezioni, vi ricordate la puntata sullo specchio, no? L'ho fatta una settimana fa. Gli altri sono nient'altro che la proiezione di quelle che sono le nostre credenze, quello che abbiamo dentro, le nostre caratteristiche. Noi proiettiamo continuamente nel mondo chi siamo, ma non chi siamo inteso come essere divino, chi crediamo di essere, ok? Proiettiamo quello che è il nostro io piccolo, le caratteristiche del nostro io piccolo. Le proiettiamo perché? Beh, semplicemente perché è l'unico modo che l'universo ha per farcele vedere. Perché soltanto attraverso la visione di ciò che non siamo, siamo in grado di comprendere chi siamo. E questo è il lavoro da fare. Cioè il lavoro, il vero lavoro, lo ribadisco, è quello di cercare veramente chi siamo. Mettetevi alla ricerca spasmodica di chi siete veramente. Chiedetevi chi sono io, fatevi questa domanda. Fatevi questa domanda, chi sono io? E iniziate a provare a rispondervi. E chiaramente questo vuol dire che gli altri, ma anche voi stessi, cioè il vostro corpo, il nome e cognome che è scritto sul vostro documento, sono illusioni, sono semplicemente delle raffigurazioni e nient'altro all'interno di un film che viene proiettato sullo schermo della coscienza, ok? Questo è. Quindi iniziamo a... Tutte le volte vi fate una domanda in cui nella domanda vi state chiedendo gli altri che cosa fanno, quale ruolo hanno, che cosa stanno sognando, piuttosto qualunque altra cosa. Quando vedete la parola altri nella vostra domanda, vuol dire che la domanda è sbagliata, parte da presupposti sbagliati, parte dal presupposto che esistano gli altri. Chiaramente parte anche dal presupposto che esistiate voi come io piccolo, anche quella è un'illusione, chiaro, no? Quindi le altre persone, compreso voi stessi, non esistono, non esistiamo, perché semplicemente sono tutte immagini proiettate su quello schermo. Noi siamo lo schermo, siamo quella coscienza, siamo ciò su cui il mondo può apparire, senza il quale il mondo non apparirebbe, ok? Questo è. Poi, Linda Mo invece mi ha scritto: il senso dell'agire, azioni, scelte, questa illusione. Se tutto è illusione, per quel che la mia mente limitata mi viene da concludere, che non c'è bisogno di nessun agire. Diciamo di sì. Diciamo che fondamentalmente questo in parte è vero, perché è chiaro che se siamo un'illusione, cioè se non c'è, cioè se c'è un'azione, ci deve essere qualcuno che fa quell'azione, chiaro, no? Ma l'azione, chiaramente, colui che fa l'azione è un'illusione, di conseguenza è un'illusione anche l'azione. Allora la domanda, giustamente, Linda si chiede: ma allora che senso ha agire o fare qualcosa? Beh, chiaramente siamo all'interno di un sogno. Io dico sempre, è un sogno, un'illusione, va bene, però probabilmente, almeno questa è la risposta che mi do io, quello che tento di fare è di vivere al meglio questa illusione, ok? Di vivere al meglio, di viverla comunque, di dare pienezza a questa vita, il più possibile. Perché altrimenti se uno pensa all'illusione dice vabbè, allora che c'è, mi metto su un divano e aspetto che passi, tutto il mondo passi, no? Prima o poi. No, non è questo l'atteggiamento corretto. Siamo qui per viverla questa illusione. Se l'abbiamo creata ci sarà un motivo, no? È perché dobbiamo viverla, dobbiamo farne esperienza. Proprio perché attraverso l'esperienza, come dico tante volte, attraverso l'esperienza noi riusciamo a comprendere chi siamo veramente. Perché possiamo leggere tutti i libri che vogliamo, ma è l'esperienza poi che ci dà realmente le conoscenze su chi siamo.
E quindi è chiaro che per quanto mi riguarda l'azione ha un senso, ha il senso di godere al meglio di questa illusione. Poi chiamiamola vita, chiamiamola come volete, non c'è problema. Però in questa illusione ci sto dentro, anche se ci sto dentro con un corpo fittizio che non esiste, in cui mi sono identificato e che tutte queste cose le so, d'accordo. Però di una cosa sono certo, la vita non va sprecata. Cioè, è un bel sogno, facciamo diventare un bel sogno, il più possibile bello. E per farlo diventare bello, probabilmente bisogna anche agire. È chiaro che poi tutto è illusorio, anche l'azione è illusoria, no? Anche i risultati ottenuti sono illusori. Però, se volete, è forse il modo giusto per vivere questa vita, perché comunque gli diamo un piccolo senso, anche se un senso non ce l'ha, no? Per ricordare una bellissima canzone di Vasco Rossi. Diamogli un senso a questa vita, ma proprio perché un senso probabilmente non ce l'ha, secondo me non ce l'ha un vero senso. Nessuno ha deciso che senso ha questa vita. Beh, allora diamoglielo noi, cioè noi siamo in grado, proprio perché la creiamo questa vita, diamogli il senso che vogliamo. Siamo liberi di dargli qualunque senso e avrà esattamente il senso che noi gli diamo, proprio perché non ce l'ha un senso a prescindere, no? Ebbene, allora, beh, capite che se siamo i creatori possiamo anche creare un mondo e dargli un senso. E quindi decidere veramente quale senso dare a questa vita. Beh, il senso ovviamente glielo diamo anche attraverso l'azione, no? Facendo cose che ci piacciono, aiutando che so gli altri, piuttosto che so io. Ecco, io per esempio faccio queste cose la sera perché mi piace farle, perché per me è fonte di soddisfazione. Magari c'è anche un po' di ego, perché no, non lo nascondo, chiaramente. Però comunque sia, è una cosa che sento di fare. E allora perché non farla? Se sento di farla, la faccio. Cioè, se è qualcosa che, voglio dire, non reca danno a nessuno, perché non farla, no? E quindi l'agire per me è questo, è rendere piena una vita e quindi dargli un consenso, ok? Però questa è la mia interpretazione, nient'altro. Ok, vediamo allora adesso se ci sono domande così. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se riusciamo a. Molte sono già andate su, per cui qualcuno me la so persa, magari rifatela. Vediamo un po'. Scusa, sto leggendo un commento un po' lungo. Allora, Antonino mi dice: Paolo, sul concetto del giudizio, come ne parli anche nel tuo libro insieme alle due autrici, quindi stai parlando della via della creazione consapevole. Devo dire che siamo obbligati ad essere giudici di qualunque evento cui viviamo ogni momento. Perciò il giudizio fa parte del nostro essere, anche nelle azioni più semplici, qualunque. Leggendo il termine giudice e giudizio su Wikipedia mi dà ragione. Beh, allora, chiaramente Wikipedia non è un libro di crescita personale, non è un sito di crescita personale, quindi Wikipedia chiaramente ti dà, è un vocabolario, no? Poi alla fine, quindi ti dà la definizione forse più comune, no? Del termine giudizio. Io direi che il giudizio non è qualcosa che fa parte del nostro essere, no? Io non mi trovi assolutamente d'accordo. Non credo di averlo mai scritto in quel libro, non mi risulta aver detto questo in quel libro. Proprio perché non l'ho mai pensato, quindi assolutamente no. Non ricordo in quel libro cosa ho detto sul giudizio, sinceramente non ricordo, però sicuramente non ho detto questo. Il giudizio non fa parte del nostro essere, il giudizio fa parte è una delle azioni dell'ego, proprio perché l'ego, nel momento in cui pensa che il mondo sia separato, lo giudica. In realtà c'è una motivazione dietro a questo atteggiamento dell'ego. L'ego in teoria, ma anche in pratica, è semplicemente il mezzo attraverso il quale noi scarichiamo ciò che noi crediamo di avere come colpe. Questo è proprio perché fa parte anche della legge dello specchio. Le nostre colpe inconsce, quelle che non, nemmeno sappiamo di avere, per cui quello che sto dicendo, qualcuno potrebbe dire: ma io non mi sento in colpa. No, no, in realtà tutti ci sentiamo in colpa, proprio perché semplicemente questa religione ci ha fatto sentire in colpa dicendo che siamo nati con un peccato originale, piuttosto che i nostri genitori ci hanno dato la colpa quando, che so, abbiamo fatto cadere un barattolo di marmellata e quindi ci hanno strillato e quindi in qualche modo ci sentiamo in colpa, ci siamo sentiti in colpa. Questa colpa è una colpa che fa parte del nostro essere, ce l'abbiamo addirittura nel DNA, siamo proprio
nati col senso di colpa, benché la colpa in realtà non esiste, è soltanto la nostra immaginazione, la nostra errata immaginazione, perché il concetto di colpa non esiste nell'universo, esiste la responsabilità, non la colpa, sono due cose completamente diverse. E quindi in realtà cosa facciamo noi? Attraverso l'ego, cioè l'ego ci imbroglia di fatto, l'ego ci dice, ah guarda, quello lì è cattivo, quello lì è antipatico, quello lì ha fatto una cosa brutta, quello lì è vestito male, quello lì non si sa pettinare, quello lì non sa parlare, quello lì, no, eccetera, eccetera, eccetera. Perché in quel modo noi scarichiamo, di fatto, è il capro espiatorio, no? Quindi trovare qualcuno al di fuori a cui dare la colpa. E quindi è chiaro che quell'atteggiamento di giudice viene fuori proprio dal nostro sentirci in colpa. E questo è il motivo principale. Questo concetto, se volete, lo si trova nel corso I Miracoli. Per chi l'ha letto, per chi lo sta leggendo, troverete sicuramente questo concetto spiegato molto meglio di come lo sto spiegando io, chiaramente. Però c'è proprio il concetto di capro espiatorio, cioè del fatto che comunque l'ego ci dice non ti preoccupare, tu non sei colpevole, tu sei a posto. Perché? Perché la colpa, eccola lì dove sta la colpa, ce l'è l'altro. E questo è da lì che nasce il giudizio. E quindi di fatto è un meccanismo dell'ego, se volete. Okay? Quindi basta smascherarlo l'ego. L'ego, guarda, l'ego è sguazza quando finché non lo smascheriamo. Nel momento in cui lo smascheriamo, in cui riconosciamo la sua azione, l'ego scompare. L'ego comunque non ha più alcun potere su di noi. L'ego non ha alcun potere su una persona consapevole, su una persona presente a se stessa, su una persona che conosce queste cose e osserva se stessa. L'ego scappa via a gambe levate, assolutamente. Quindi osservatelo, mi raccomando. Allora, vediamo un po' altre domande. Allora, vedo diverse affermazioni, chiaramente leggo soltanto le domande. Le affermazioni, benché sono d'accordo con quello che state dicendo, non le leggo perché voglio dare spazio alle domande. La Silvana dice, giudichiamo anche i nostri pensieri, o sbaglio? No, non sbagli Silvana, assolutamente. Noi giudichiamo prima di tutto noi stessi. Siamo i peggiori giudici di noi stessi. Tant'è che, di fatto, non ci amiamo, questo è il problema. Non ci amiamo, ci crediamo appunto in colpa, ci crediamo non all'altezza. Molti di noi credono addirittura di non meritare l'amore degli altri. Anche se magari non ce lo diciamo, però lo sentiamo a livello inconscio, a livello profondo. E questo poi va a attirare chiaramente cose nella nostra vita, cioè tutte le volte che troviamo persone che in qualche modo non ci manifestano il loro amore, per esempio se un compagno o una compagna che ci tradisce piuttosto che non, comunque sia, non ci fa sentire il suo amore. E noi puntualmente cosa facciamo? Ci lamentiamo dell'altro dicendo ah, non mi dà l'amore che vorrei avere, no? E pensiamo sia colpa dell'altro. Beh, non è così in realtà, perché poi vi rendete conto che queste persone quando cambiano partner, perché magari quella storia finisce proprio perché non c'è amore, cambiano partner, ma dopo poco tempo, passata la luna di miele, si ritrovano di nuovo con gli stessi problemi, quindi si ritrovano di nuovo a lamentarsi ancora dell'ennesima persona che non gli dà amore. E beh, in questo caso la domanda da farsi è, ma forse sarò io che mi amo poco, probabilmente, perché è chiaro che gli altri sono uno specchio, là, se si accetta che il mondo, cioè se si accetta e siamo responsabili di tutto ciò che ci accade. Questo è il primo passo. Il secondo, che è di conseguenza, è che chiaramente le persone che incontriamo le stiamo attirando noi perché devono mostrarci i lati di noi stessi. E beh, il terzo viene fuori la domanda: ma se sto attirando sempre le stesse persone, non sarà che sono io che non mi amo, probabilmente. Ecco, quindi assolutamente sì, noi siamo i peggiori giudici di noi stessi. Siamo anzi addirittura gli unici che ci giudichiamo, perché probabilmente gli altri nemmeno ci giudicano, ma siamo noi che giudichiamo noi stessi per primi. Sicuramente. E questo va eliminato. Non trattiamoci mai male, noi dobbiamo assolutamente sempre e comunque amarci o comunque avere buone parole per noi. Questa è la prima cosa da fare, assolutamente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche domanda ancora. Sì, Lidia, giustamente hai detto, se comprendo che sono responsabile di quello che creo, allora posso prendermi la responsabilità di creare quello di cui ho bisogno, assolutamente sì. Qui faccio una piccola, sulla parola bisogno, ti dico una cosa che non mi piace tantissimo, perché se vuoi veramente far funzionare la legge d'attrazione,
non metterci mai il bisogno dentro, perché il bisogno è una dichiarazione di mancanza. Se ho bisogno di qualcosa, vuol dire che quella qualcosa mi manca, altrimenti non avrei bisogno. Corretto, no? Io ho una camicia addosso, ce l'ho, non ho bisogno di una camicia. Ho bisogno di più capelli, sicuramente, ok? Ecco, quindi il problema è che se tu tenti di far funzionare la legge dell'attrazione con l'idea di ho bisogno di, stai semplicemente dando un messaggio universo di mancanza, cioè vibri con la vibrazione della mancanza rispetto a quella cosa. Di conseguenza l'universo ti porterà a mancanza, perché l'universo è anche lui è uno specchio, no? Abbiamo detto, quindi l'universo ti rimbalza quello che tu mandi. E quindi in questo caso non creare ciò di cui ho bisogno. Ma in realtà non è nemmeno creare la parola giusta, ma vivere, perché questo è il concetto corretto. Devi vivere nel qui e ora quello che vuoi vivere, quindi le sensazioni che vuoi vivere, di gioia, di felicità, di appagamento, tutto quello che vuoi. E questo farà in modo poi che la vibrazione corrispondente ti porterà altre cose che ti faranno ancora sentire più in gioia, più contenta, più appagata e così via. Ok? Quindi leviamo il bisogno dalle nostre richieste. Tant'è che qualcuno se ne sarà accorto, più vogliamo una cosa, più ne abbiamo bisogno, più siamo, diciamo, con l'acqua alla gola, tra virgolette, e meno quelle cose arrivano. Proprio perché ne sentiamo la mancanza, e quindi la nostra vibrazione è di mancanza. L'universo ci rimbalza quella mancanza. Ok, allora, andiamo avanti. La Cinzia, giustamente, perché ci sta e mi piace il fatto che l'abbia anche scritto, dice: su questo non sono d'accordo. Quando c'è il dolore lo sentiamo nel corpo. La mente può attivare il pensiero in relazione a qualsiasi situazione che ci ha fatto male e il corpo va in risonanza al pensiero con un dolore da qualche parte. Ora, Cinzia, apparentemente è così, perché noi ci sembra che il dolore è all'interno della parte del corpo che ci fa male. Pensaci un attimo però, quel dolore lì, in realtà, noi lo percepiamo a livello di percezione, cioè dov'è che diventa dolore? Diventa dolore all'interno della nostra coscienza, altrimenti quel dolore non esisterebbe. E questo banalmente, se ci addormentiamo, il dolore non lo sentiamo più, no? Cioè se ci fanno una puntura di anestesia, questo no, le operazioni chirurgiche le fanno così, no? Semplicemente ci fanno una bella puntura, quindi non siamo più coscienti del nostro corpo e il dolore non c'è più. Quindi è chiaro, ma lì il taglio lo stanno facendo, che ci stanno operando, no? Quindi quella parte lì viene tagliata, quella parte lì, quei nervi inviano dei segnali di dolore, ma noi non siamo in grado di sentirli perché? Perché abbiamo attutito, ci siamo semplicemente, abbiamo staccato la spina, diciamo, dal mondo, ok? Quindi la nostra coscienza l'abbiamo semplicemente staccata dal mondo, no? E in quel momento siamo addormentati, quindi la nostra coscienza non sta più proiettando le immagini del mondo, benché la coscienza c'è sempre, è chiaro, non è che la coscienza sparisce, la coscienza c'è sempre, solo che in quel momento non sta proiettando più le immagini del mondo. Quindi quel dolore lì viene proiettato, è come se al cinema si spegne la luce del film, di quello che proietta il film, quindi lo schermo c'è ancora, ma il film non può più essere proiettato. Ti do anche un'altra spiegazione, se vuoi, più legata alla fisica quantistica. Il corpo, quello che tu chiami corpo, quello che noi chiamiamo corpo, e quindi che crediamo esista davvero perché lo sentiamo, perché lo tocchiamo, perché è una cosa che in qualche modo sentiamo addosso, è fatta di materia anche lei. Il corpo è fatto di molecole, no? Di cellule, di molecole, a loro volta le molecole sono fatte di atomi, che sono fatte a loro volta di particelle, elettroni, proteine e quant'altro. Tutte quelle particelle, tutte quelle cose che fanno parte del corpo, compaiono soltanto nella coscienza nel momento in cui sono osservate. Cioè, questa è fisica quantistica, non può esistere nulla nel mondo, questo ormai è assodato, non è una mia opinione, è una cosa assodata, ci sono esperimenti che hanno dimostrato, non esiste nulla, non esiste proprio nulla se non viene osservato. Ma l'osservazione dov'è che avviene? Cioè, chi è l'osservatore? L'osservatore è la coscienza, chiaro, non può essere nient'altro che la coscienza, non è che l'osservatore può essere, che so, questo mouse del mio computer o la telecamera che mi sta guardando, no? Allora, questa telecamera che sta guardando il mio viso, che sta puntando sul mio viso e che trasmette le immagini attraverso internet sul vostro computer o sul vostro cellulare,
Ma chi è che in questo momento ha la percezione di quello che sto dicendo e di queste figure? È la vostra coscienza. Io non sto qui a casa mia, sto dentro la vostra coscienza, capite? Cioè, la notizia è che là fuori non c'è nulla, eh? Questa è la notizia. L'unica notizia vera è che lì non c'è, fuori non c'è nulla, capite? Sono tanto tante belle immagini che a noi paiono talmente vere che ci illudiamo che esistano davvero. Sono talmente fatte bene, siamo dei creatori così bravi, ma davvero bravi, perché riusciamo a farlo talmente bene questo gioco di prestigio, che davvero il mondo ci sembra davvero reale, che ci sembrano che le cose sono fuori da noi, ma ci avrei fatto caso che qualunque cosa tu percepisci, la devi necessariamente percepire con che cosa? Con la tua coscienza, necessariamente. Non può esserci altrimenti nulla. Quindi il tuo corpo è fatto di materia che a sua volta quindi compare nella coscienza. Quindi come fa ad esserci un dolore nel corpo se il corpo non esiste? Se anche il corpo a sua volta è un'immagine che viene proiettata nella coscienza. Poi è chiaro, hai ragione tu, poi dopo la mente dà un'interpretazione a quella sensazione, a quell'evento, no? Se mi cade un sasso sul piede, sento il dolore prima di tutto e poi magari mi arrabbio, no? Poi magari inizio a imprecare, perché poi viene la parte, diciamo, la nostra parte razionale che in qualche modo si sente, in qualche modo minacciato o comunque sente di aver subito un danno, no? Dice, ah, mannaggia, no? E inizia a imprecare. O comunque ne dà un'interpretazione, no? Che può essere appunto un'interpretazione dolorosa o comunque un'interpretazione di qualche genere. Quello è vero, ma prima dell'interpretazione c'è la sensazione, c'è la percezione. La percezione viene dalla coscienza. E questo, ribadisco, non lo dico io, è dimostrato a livello di fisica quantistica. Allora, è che siamo talmente, sai, è un bel gioco di prestigio, è talmente fatto bene che non riusciamo a vedere il trucco, fino a che non ce lo spiegano. E benché ce lo spiegano, continuiamo a pensare che la spiegazione sia sbagliata, no? Perché il trucco è talmente fatto bene, che semplicemente non crediamo a chi ci dice che quello è un trucco. Ok, allora andiamo avanti. Paola Crostelli mi chiede come si elimina il dialogo interiore. Beh, questo è facilissimo, proprio facile, facile, facile. Con l'osservazione. Osserva la tua mente, osserva i tuoi pensieri. Se tu inizi a osservare i tuoi pensieri, i pensieri spariscono. Un esercizio che dico sempre di fare, banale, si può fare anche adesso in qualunque momento. Provate a chiudere gli occhi e ad aspettare che arrivi il prossimo pensiero. Esattamente come fa, che so, il gatto che aspetta il topo che esce dal buco, dal muro, no? State lì quatti quatti a aspettare il prossimo pensiero, vediamo quale prossimo pensiero arriva. Ebbene, vedrete che il prossimo pensiero non arriva. Certo, non riuscite a farlo per tanto tempo, dopo 2 o 3 secondi un pensiero arriva necessariamente, però riuscite a farlo comunque per un po' di tempo. Perché? Perché siete presenti in quel momento. E quando siete presenti, quando si dice, no? Quando il padrone è in casa, i ladri non entrano. Quindi se siete presenti a voi stessi, i pensieri non possono entrare. Quindi osservazione, solo osservazione. Molto facile. Arianna mi chiede, ciao Paolo, ma come facciamo se abbiamo dolore fisico ad avere un pensiero positivo? Grazie. No, non ho detto questo, non ho detto che bisogna dire, oh che bello, mi è caduto un sasso sul piede. Assolutamente no. Oppure che bello, stamattina mi sono svegliato col mal di testa, che felicità, che bellezza. No, chiaro che no, saremmo stupidi, no? E ci prenderemmo in giro, perché poi è chiaro che il dolore c'è, quindi se ci diciamo una cosa simile, la nostra parte razionale non ci crede, banalmente perché il dolore c'è. No, no, il dolore va semplicemente accettato prima di tutto e affrontato. Quindi, che so, curiamoci affinché il dolore non ci sia più, questo è chiaro, non bisogna stare lì come delle amebe a sopportare il dolore, quindi se c'è qualcosa da fare per togliere quel dolore, togliamolo. Semplicemente quello che dico sempre è comprendiamo il fatto che il dolore è anch'esso una sensazione che appare dentro della coscienza, quindi come tale fa parte un po' del nostro di quella che è un'illusione, eh? Questo non serve a nulla, il dolore rimane, è chiaro, non sto dicendo che siccome l'illusione il dolore scompare, non scompare. In realtà, allora, quello che voglio dire più che altro è che non bisogna pensare che quello che sto dicendo sia qualcosa che poi vi permette di eliminare il problema, eliminare il dolore, piuttosto se è un dolore, piuttosto che so io, eliminare qualunque altro problema che avete nella vita pensando un'illusione. No,
si tratta di un atteggiamento, cioè dove rimane, o comunque le cose che ci stanno accadendo rimangono. Quello però che io dico sempre, come ho già detto prima, cerchiamo sempre di trarne il miglior beneficio possibile. È chiaro, facciamo anche delle azioni poi per eliminare e per risolvere il problema, qualunque esso sia. Banalmente, se ho mal di testa non me lo tengo, magari mi prendo una piccola pasticca, mi passa, no? Se è un mal di testa semplice che va via con un analgesico. Però, ecco, evitiamo se non altro di fare la classica lamentela che viene fatta. Ah, sto sempre male, ah, capitano sempre a me, ah, io ho un dolore cronico di testa e tutte le volte ho il dolore di testa. Se ti dici che hai un dolore cronico, se ti dici che tutte le volte ti viene mal di testa, è chiaro che il mal di testa ti verrà, perché semplicemente stai dichiarando una cosa che poi alla fine diventa una tua credenza, no? A forza di ripetertelo, quella cosa lì diventa una credenza. E noi creiamo il mondo con le nostre credenze, quindi è l'atteggiamento da cambiare, ma quello non è che risolve il problema lì per lì, seduto a stante, non è che il dolore scompare perché dico sia un'illusione, no. Ripeto, cerchiamo di eliminare quel dolore, se c'è una cura facciamola, seguiamola, andiamo da un dottore, no? E facciamo tutto ciò che va fatto, ma è l'atteggiamento da cambiare. L'atteggiamento è fondamentale perché, guardate, è proprio l'atteggiamento quello che ci fa star bene o ci fa star male rispetto alla vita in generale. Cioè è quel giudice, vi ricordate, l'ho detto all'inizio, è quel giudice che ci fa vedere un mondo brutto. Perché il mondo è, non è né bello né brutto, il mondo è, punto. Il mondo sta accadendo. Il mondo accade. È qualcosa che accade, su cui il più delle volte, anzi forse sempre, non possiamo far nulla. In cui la nostra lamentela è semplicemente inutile, non ha alcun senso. Non solo è inutile, ma va addirittura a peggiorare le cose, proprio perché attraverso la lamentela ci dichiariamo vittime di quella cosa. E quindi è chiaro che è una dichiarazione che poi agirà la nostra vita. Quindi il dolore fisico va curato, semplicemente. E smettiamo di lamentarci, cioè non facciamone per esempio, un argomento. Cioè, fateci caso, quante volte incontriamo persone e gli chiediamo come stai? E iniziano a sbrodolarci tutti i loro guai. Ah, ho avuto un dolore alla spalla qui. Ah, sono caduto l'altro giorno. Ah, mi si è rotta la macchina. Ah, no, e iniziano a raccontarci. Quello veramente è un meccanismo dell'ego. Cioè, ci si sente importanti attraverso i propri problemi. Perché? Perché si cattura l'attenzione dell'altro, no? Quindi l'ego ne gode in quel momento. E quindi quella persona non è triste che ci sta raccontando quei problemi, in realtà è contenta di poterci raccontare quei problemi, ok? E quel come stai è proprio l'aggancio, è il gancio su cui loro poi ci riversano tutta la loro negatività. Ecco, non facciamo così, cioè, spero voi non siate una di quelle persone, cerchiamo di, comunque sia, ecco, io per esempio se mi chiedono come stai dico sempre una favola, sto benissimo, ma non vado a dire in giro i miei problemi quali sono, poi magari ho dei problemi anch'io, mica vivo su una nuvola, mica vivo su Marte, ho dei problemi, ci mancherebbe, anch'io ho dolore di testa ogni tanto, ma non vado a lamentarmene. Potrebbe anche essere un problema cronico, ma non vado a dirlo in giro e non me ne faccio, tra virgolette, bello, no? Perché ah, io ho il dolore tutte le volte che è nuvoloso o il mal di testa. Sarebbe stupido dirlo e raccontarlo. E quindi il dolore va semplicemente affrontato per quello che è un dolore. Quindi se possiamo curarlo, lo curiamo, evitiamo di lamentarcene e di farne un nostro trofeo tutte le volte che incontriamo qualcuno, se è un altro, ok? Allora, andiamo avanti. Allora, Marilena mi chiede, Marilena Barbera, qual è il rapporto tra il pensare e l'agire nella realizzazione dei propri obiettivi o sogni? Allora, il rapporto è un rapporto molto stretto, cioè sono necessari tutti e due, sono importanti. Qui parliamo di legge dell'attrazione, chiaramente, forse c'entra poco con l'illusione, però la domanda c'è, mi piace rispondere. Il rapporto è molto stretto. Allora, è sia sbagliato dire, siccome ho letto su The Secret che basta immaginare una cosa e quella arriva, allora che faccio? Mi metto sul divano e aspetto che arrivi il mio desiderio? No, non vi arriverà, te lo dico subito. O comunque può anche arrivare, ma è molto raro che possa accadere. No, bisogna poi muoversi, fare qualcosa. Se abbiamo chiesto di incontrare l'anima gemella, usciamo, andiamo alle feste, incontriamo persone, altrimenti l'anima gemella non verrà a bussarci a casa, no? O se vogliamo un lavoro nuovo, andiamo a fare colloqui, rispondiamo che so, cerchiamolo questo lavoro, no? Altrimenti non è che vengono a cercarci a casa nemmeno in quel caso lì. Quindi diciamo che la legge dell'attrazione non funziona soltanto perché pensiamo qualcosa e allora accade, no? Non funziona in questo modo. Però è anche vero il contrario, cioè non bisogna pensare che l'agire è tutto ciò che serve. Tant'è che oggi ci sono tantissimi guru, tra virgolette, comunque tantissimi coach, tantissimi motivatori, chiamoli così,
ci spingono a fare, 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 no? Muovetevi, fate. Sì, è importante fare. Ma attenzione, se si fa e basta, si dimentica una cosa fondamentale. Si dimentica quello che ho scritto nel mio libro, per chi l'ha letto lo sa, che il mondo è fatto a due livelli. E questo deriva per esempio dall'esperimento delle due fessure. Io nel libro spiego, in maniera molto dettagliata, come si arriva dalle due fessure a comprendere come è fatto il mondo e qual è il meccanismo di creazione. Il mondo è fatto a due livelli, cioè c'è un livello superiore che è un livello dei pensieri, delle forme pensiero, così le chiamo nel mio libro. È il livello delle idee, no? Dei concetti. E dell'onda di quell'esperimento, no? Che poi diventa particella. E poi c'è un livello più basso invece, che è il livello delle cose materiali. Ora, tutto ciò che è al secondo livello, per potersi esprimere, deve prima esistere qualcosa al primo livello. Questo è un concetto importante da comprendere. Quindi l'azione è fondamentale, l'azione materiale, ma se non ci si è allineati prima con il risultato voluto, per allineati intendo che si è in qualche modo. Si è fatto un lavoro in cui ci si è già visualizzati là dove vogliamo arrivare, si è già sentito che abbiamo raggiunto lo scopo che vogliamo perseguire. E allora soltanto in quel caso l'azione è veramente efficace. Quando sono allineate le due cose, cioè quando la mente è allineata con l'azione, quindi sono tutte e due indispensabili, nell'una da sola, nell'altra da sola, ma vanno necessariamente allineate. Quindi volete, che so, aprire una nuova attività? Perfetto, fate tutto quello che bisogna fare per aprire quell'attività, non vi mettete su un divano ad aspettare che qualcuno l'apra per voi, ci mancherebbe altro, ma non vi buttate a capofitto e basta. Perché? Perché così non funziona, perché non c'è azione più potente di un'azione che viene prima anticipata dal pensiero riguardo lo scopo e riguardo il risultato di quell'azione. Questo è fondamentale. Quindi il rapporto è questo, un rapporto strettissimo, vanno di pari passo, vanno necessariamente insieme. Allora, c'è Luca che mi dice: ciao Paolo, purtroppo devo abbandonare la diretta, eccetera, eccetera. Ok, volevo sapere cosa ne pensi del fatto che noi siamo qua per vivere una determinata esperienza nella quale incontriamo altre persone che sono sul nostro cammino e che devono anche loro percorrere quel tipo di esperienze e soltanto con un ritorno a casa è possibile modificare l'evento delle cose. Oddio, non ho capito molto bene. Aspetta, la rileggo. Allora. Cosa ne pensi del fatto che noi siamo qua per vivere una determinata esperienza nella quale incontriamo altre persone che sono sul nostro cammino e che devono anche loro percorrere quel tipo di esperienze? Beh, qui, se ho capito bene la tua domanda, Luca, ha a che fare con quello che ho detto all'inizio. Tutte le volte che ti fai una domanda in cui compaiono gli altri, stai facendo una domanda che non ha senso, una domanda a cui non c'è risposta. Perché? Perché è una domanda che si basa su presupposti errati. Di conseguenza, la domanda su che cosa ho da dire sul fatto che incontriamo altre persone che sono il nostro cammino, quelle persone sono lì per il nostro cammino, non per il loro cammino. Ok? Cioè, quelle persone sono lì perché le abbiamo attirate noi nella nostra strada, perché quelle persone ci devono necessariamente, ci vengono, sono lì per portarci un messaggio di qualunque genere, bello o brutto che sia, ma comunque un messaggio che ci deve far comprendere alcune cose. Alcune volte ce le fanno comprendere comportandosi, tra virgolette, male. E quindi ci possono far del male, ma anche da quel male dobbiamo comprendere che c'è un insegnamento e sono venute proprio per quel motivo là, a loro insaputa, per insegnarci qualcosa. Ok? Quindi le persone che incontriamo sulla nostra strada sono i nostri maestri, lo dico sempre, sono i nostri maestri. L'ho detto l'altra volta, ogni incontro è un incontro sacro. Entriamo in quest'ottica. E questo è l'atteggiamento da prendere. Quindi non chiediamoci gli altri che ci stanno a fare nel loro percorso, no? Chiediamoci quella persona lì perché sta nel mio percorso, perché l'ho tirata io, perché il percorso è quello mio, no? Ognuno ha il suo percorso. Quindi non facciamo mai domande sugli altri, eh? Questo l'ho detto all'inizio, gli altri sono un'illusione, semplicemente. Allora. La Gianna chiede: ma se scopro chi sono veramente, poi domani e dopodomani sono sempre la stessa persona o devo scoprirmi attimo per attimo come una persona in continua trasformazione? Oppure, non esistendo il tempo, la trasformazione è un'illusione? Sì, beh, bella domanda. Soprattutto la seconda parte è molto, molto interessante. Allora, diciamo che è chiaro che il nostro è un percorso
di crescita inteso come riscoperta di chi siamo veramente. Quindi è chiaro che in realtà quello che stiamo facendo è ritornare a casa, di fatto. Va bene, questo è il concetto di base, no, se volete. Ritorniamo lì dove siamo sempre stati, non ci siamo mai mossi da lì. Però non ci rendiamo conto di stare già lì. E quindi cerchiamo la strada per tornarci, ma in realtà stiamo già lì. Quindi in realtà quello che dobbiamo fare è soltanto renderci conto che stiamo già nel punto di partenza. Siamo ciò che siamo. Siamo quell'essere divino, non è che dobbiamo esserlo, non è che dobbiamo diventarlo, che lo siamo, basta. E quindi quello che in realtà facciamo non è che diventiamo qualcos'altro, non è questo il concetto. In realtà il lavoro da fare, come ho sempre detto, non è quello di accumulare nuove conoscenze, perché non serve a nulla. In realtà quello che dobbiamo fare è scrollarci di dosso tante credenze errate. È un lavoro di ritorno a casa, appunto, è un lavoro in cui ci togliamo di dosso tutte le false maschere, tutto ciò che crediamo di essere, tutto ciò che crediamo che gli altri siano, tutto ciò che pensiamo che il mondo sia. E questo è il lavoro da fare, ok? Ed è un lavoro a senso unico, nel senso che torna più indietro, un momento in cui ho raggiunto un nuovo traguardo, in cui sono riuscito a scollarmi di dosso una credenza, beh, quella credenza rimane, è chiaro, no? Poi è chiaro che devo fare un lavoro su di me per mantenerla, perché può essere magari che nella vita possono accadermi altri episodi, altri eventi che magari mi tentano di riportarmi indietro. In realtà tornare indietro è praticamente impossibile. E tutte le volte che ti sembrerà di tornare leggermente indietro, io dico sempre, soltanto che stai facendo dei passi indietro per prendere la rincorsa, e quindi per spiccare un balzo ancora più forte. E quindi in realtà in questo percorso secondo me non si va mai indietro, si va sempre avanti. Si possono avere dei momenti in cui si crede di tornare indietro, in realtà non si torna indietro. Quel tornare indietro è soltanto apparente, perché magari abbiamo delle situazioni particolari nella nostra vita che ci stanno magari facendo ci tentano di rigettarci nel caos. Però in quei momenti, se abbiamo già raggiunto una certa consapevolezza, siamo abbastanza forti per poterle superare. Considera che tutti gli eventi della nostra vita, tutti, arrivano solo quando siamo pronti per poterli superare. Non ci arriva mai qualcosa che non siamo pronti ad affrontare. Sarebbe impossibile, perché la realtà la stiamo creando noi, ok? Quindi arriva sempre tutto al momento giusto. Anche quello che ci sembra brutto, tremendo, arriva sempre comunque al momento giusto. E quindi no, diciamo che non si torna mai indietro. E tu mi dici, non esistendo il tempo, la trasformazione è un'illusione. La trasformazione è un'illusione non tanto perché non esiste il tempo, non è quello il motivo vero. Il motivo vero è che, come ho detto prima, non c'è nessuna trasformazione, perché noi già siamo l'essere divino che siamo. E quindi, e purtroppo l'abbiamo dimenticato. Quindi quello che bisogna fare è semplicemente, come ho detto prima, ritornare a casa. E quindi non c'è nulla da trasformare, non dobbiamo diventare essere divini. Chiaramente, non dobbiamo illuminarci, ecco, questo è il grosso errore che si fa. Non dobbiamo illuminarci, noi già siamo esseri illuminati. Se siamo esseri divini, siamo illuminati, no? Cos'altro siamo? E quindi in realtà dobbiamo scollarci di dosso tutto ciò che ci fa credere di non essere illuminati, eh? Quelle false credenze, quelle false cose sul mondo. E qui sta il concetto, appunto, di non tanto comprendere l'illusione, che è un di cui, ma quello che va compreso davvero è chi siamo, e quella è la vera ricerca. Quindi non cerchiamo libri che ci dicono il mondo dell'illusione, cerchiamo libri che ci spiegano chi siamo, e poi applichiamoli, perché è chiaro che leggere non basta. Questo è il concetto. Ok, allora. Barbara mi chiede, scusa, ma quest'ego da chi è stato messo? Dice, beh sì, alla fine, oh, ma che, no? Che pi, puntini, puntini. Beh, ma allora, ma chi ce l'ha messo quest'ego, no? Allora, quest'ego. Ce l'abbiamo messo noi, cara Barbara, mi dispiace dirtelo, ce l'hai messo tu, ce l'ho messo io, ce l'abbiamo messo noi. Semplicemente l'ego è il risultato della nostra credenza di essere separati dal mondo, soltanto quella, nient'altro. Ok? Quindi lavora su quella e vedrai che l'ego pian piano scomparirà. Sii consapevole, perché come ho detto prima, l'ego non può fare nulla contro la tua consapevolezza, veramente nulla. Allora. Adriano Vizzari, o Vizzari, non so, mi chiede cosa si deve fare per amare noi stessi affinché si possa essere felici senza dipendere dalle cose o da altre persone. Beh, qui la risposta è una sola, Adriano, ritrovare se stessi, appunto, ritrovare chi siamo veramente. Lo puoi fare, guarda, lo puoi fare abbastanza facilmente, secondo me. Poi, chiaro, non è una cosa costante, magari in alcuni momenti, come ho detto prima, in alcuni momenti della giornata ti dimentichi di questo e ricadi nello sconforto, però ogni tanto puoi toccare con mano quell'essere chi sei veramente. Semplicemente
puoi fare un lavoro di meditazione e entrare in contatto con quella consapevolezza, con quell'essere. Quell'essere basta, non con quell'essere qualcosa o qualcuno, quell'essenza, che è al di là dei pensieri, che è prima dei pensieri. Quello è il tuo vero essere. E lì ti renderai conto se fai questo esercizio e se lo fai spesso e quindi diventi abbastanza pratico nel farlo, ti renderai conto, forse la prima volta non te ne renderai conto perché quel silenzio le prime volte non ti daranno nulla. E perché? Perché siamo troppo abituati ai nostri pensieri, al nostro rumore mentale, no? Quel silenzio è una quiete, più che felicità, più che gioia, è la quiete, è la gioia derivante dalla quiete, mettiamola così. Quindi non è una gioia che ti fa saltare di gioia, appunto, o ti fa gridare che bello, no, è una gioia derivante dalla quiete. È, se vuoi, è il punto centrale del pendolo, no? Il pendolo può andare di qua o dall'altra parte, no? Hai visto il pendolo quando appunto oscilla? Da una parte c'è la felicità estrema, dall'altra parte c'è l'infelicità estrema, quindi la mancanza di gioia. In realtà né l'una né l'altra sono il nostro stato naturale. E conservo perché è un pendolo, considera che tutte le volte che tu vai sulla felicità estrema, poi pian piano necessariamente ricadi nell'estremo opposto, quindi il pendolo ritorna dall'altra parte. E quindi in realtà la vera gioia, quella vera, quella che non si muove, che sta sempre lì, è quella del centro del pendolo. Quindi devi trovare la tua centralità, devi trovare la tua quiete, quella quiete assoluta che non è influenzata dalle cose del mondo. Perché ti renderai conto quando fai questo esercizio di meditazione che quella tua essenza, quel tuo essere è imperturbabile. Proprio perché è un essere infinito, che sta, è lo schermo appunto, no? Dove proiettiamo l'immagine del mondo. E quindi in realtà, come ho detto prima, lo schermo non può essere influenzato dalle immagini del film. Se c'è una sparatoria su quel film, lo schermo non viene bucato, no? E quello schermo è quella coscienza, perché poi in realtà la coscienza, quella consapevolezza, chiamiamola così, quella consapevolezza di essere consapevoli. Quella consapevolezza di essere consapevoli. L'esercizio è proprio questo, di mettersi in meditazione e essere consapevoli della propria consapevolezza. Può sembrare un gioco di parole, i primi tempi, le prime volte non ti darà nemmeno nessun frutto, magari penserai che è una cavolata, magari alcuni per esempio lo fanno e poi smettono perché non vedono nulla di importante. In realtà lì c'è il vero nostro essere, lì entri in contatto con quella quiete quindi che ti fa, che ti darà poi pian piano una gioia sempre crescente, che è la gioia della quiete. La gioia del non essere perturbato da nulla. Lì il giudice non esiste. Non esiste proprio il giudice, perché sei allo schermo. Quindi il film, sì, sono immagini per te, nient'altro, ok? E la tua quiete deriva proprio dal fatto che sei al di là delle immagini. Sei quindi intoccabile da quelle immagini. Quell'essere è veramente intoccabile da quelle immagini. Quell'essere è eterno, è sempre esistito e sempre esisterà. È la tua vera natura, E quindi quella è la vera gioia che devi cercare. Non cercare la gioia del pendolo in cui sei euforico perché magari hai vinto la lotteria, Perché poi il pendolo necessariamente ricade e va dall'altra parte prima o poi, ok? Non è mai gioia duratura. Ok. Mauro Favaron mi chiede, anche la scelta è una dichiarazione di mancanza? Dipende sempre dall'atteggiamento, lo dico sempre. La scelta, è una cosa positiva perché, addirittura la scelta, se vuoi, è il meccanismo con cui creiamo. Però la scelta, va fatta, cioè è importante comprendere che cosa vuol dire scelta. Non so se hai letto il libro del Monaco che ne avevamo passato, ma lì il Monaco mi spiega bene la scelta, che cos'è, e la riferisce al libero arbitrio. Tant'è che il maestro in quel libro mi dice che il libero arbitrio non è libertà di fare. Il libero arbitrio si esprime attraverso la libertà di scegliere cosa? Scegliere i propri pensieri, cioè scegliere i pensieri a cui credere. Noi non possiamo scegliere i pensieri, perché se te lo posso dimostrare in due modi. Primo, se tu tenti di indovinare qual è il tuo prossimo pensiero, non ci riuscirai mai, perché il pensiero arriva e basta. E quindi se non puoi indovinarlo, vuol dire che non puoi sceglierlo. Secondo, non puoi eliminare i pensieri tout court, senza, no, così con un schiocco di dita, non ci riesci. Lo puoi fare per un secondo o due, ma poi tornano. E quindi questo vuol dire che i pensieri non sono tuoi. Quindi tu non puoi scegliere i pensieri. Qual è la scelta vera? La scelta è quella di quali pensieri trattenere, cioè a quali pensieri dare credito, a quali pensieri credere in qualche modo.
E allora qui entra in gioco proprio la vocina, no? Quella vocina che ci parla continuamente, ci dice: ah, non far quello, non far quell'altro, ah, non meriti questo, non meriti quell'altro, è sbagliato, devi fare quell'altro modo, magari. Quella vocina lì che ci fa preoccupare, che è il giudice, no? Che ci incolpa di cose, perché non hai fatto quello, perché non gli hai detto quello, perché no? Perché non sei andato. Quel giudice è quella vocina che ci infila appunto i pensieri che non sono i nostri. Noi dobbiamo essere abbastanza forti e dobbiamo esercitare il nostro libero arbitrio in quanto esseri divini, scegliendo a quali pensieri credere. Quindi, quando tutte le volte quella vocina ci dice qualcosa, cioè ci accusa di qualcosa o ci dice che qualcosa sta per accadere che non ci piace, quindi ci fa preoccupare, bisogna essere talmente forti da dire: no, questo pensiero, grazie, me l'hai detto, ma lo scarto, non ci credo, non mi interessa. Questo è il libero arbitrio, il vero libero arbitrio. E che cosa devi scegliere? Devi scegliere i pensieri invece che sono quelli che in qualche modo ti dicono che sei padrone della tua vita, che sei in grado di poter decidere il tuo destino, che puoi fare, ottenere quello che tu vuoi, in qualche modo. Quella è la scelta vera. Non abbiamo altra scelta, eh? Ti dico subito, non abbiamo altra scelta. Qualunque altro concetto di scelta non esiste. L'unica scelta che noi abbiamo è quella di scegliere i nostri pensieri. Ma è potentissimo perché i pensieri creano. Capisci che quella scelta è la scelta fondamentale che va fatta. Nessun'altra scelta al mondo è più importante di quella. E quindi scegli i tuoi pensieri, ma per sceglierli, e qui torniamo al discorso che ho fatto prima, l'unico modo per poterlo fare è osservarsi, osservare la propria mente. Perché se noi lasciamo andare quella vocina che ci parla, ci parla, ci parla, e la lasciamo andare così meccanicamente, noi siamo assolutamente addormentati e la subiamo, è chiaro che non possiamo scegliere in quel momento, no? E quindi ci preoccupiamo, quindi ci arrabbiamo, quindi ci diamo delle colpe, no? E così via. Ecco, quindi la scelta è soltanto la scelta su quali pensieri trattenere. Trattenere vuol dire pensieri a cui diamo credito, ok? Che diventano, quindi se lo facciamo sempre, no? A forza di farlo, 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 quelle diventano le nostre nuove credenze, che vanno a sostituire le vecchie credenze. Se una credenza vecchia non la alimenti più, quella muore, perché semplicemente non viene più alimentata. Se tu invece quindi alimenti nuove credenze, vedrai che non soltanto diventeranno nuove credenze, ma quelle credenze andranno a creare anche un altro mondo. E questa è la legge dell'attrazione, eh? C'è poco da fare. Allora. Antonella Ramana mi dice: quindi in un rapporto di coppia ci si relaziona con se stessi riflessi? Sì, certo. Tutte le persone, a maggior ragione anche il nostro compagno o compagna, è chiaro che sì. Sono le persone che più, quelle più vicine a noi, sono gli specchi più potenti, no? Se vogliamo. E quindi sì, la risposta è sì. Allora, che ore sono? Ok, sono le 11, rispondiamo all'ultima domanda e poi diciamo per stasera può bastare così. La Salvatore mi chiede: arrivo in ritardo, come riuscire a non confondere la mancanza di giudizio con l'azione? Salvatore, non ti rispondo perché già l'ho detto, puoi rivederti questa puntata registrata, quindi tranquillamente lo troverai risentendo la puntata. Okay? Ne ho parlato abbastanza, molto a lungo. Allora, Rita Casciaro mi chiede, gli faccio la domanda: come facciamo a cambiare le nostre credenze se sono così fortemente radicate in noi? Beh, in parte già l'ho detto prima, modificando semplicemente le nostre credenze. Come si fa a modificare una credenza? Lo si fa semplicemente iniziando a credere ad altre cose, quindi non dando più credito a quei pensieri che ci dicono che siamo sbagliati, che siamo sfigati, che domani andrà male, che quella cosa non riuscirà e che bla 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 bla. In quel modo possiamo sostituire, non possiamo eliminare qualcosa. Attenzione, viviamo in un universo attrattivo, non repulsivo. Tant'è che esiste la legge di attrazione, non esiste la legge di repulsione. Quindi non possiamo allontanare un pensiero, tant'è che l'ho già detto, se tentate di scacciare i pensieri, addirittura ve ne arrivano di più, no? Perché per la legge dell'attrazione, più vi concentrate sui pensieri, più ve ne arrivano. In realtà quello che potete fare è soltanto sostituire, quindi un pensiero o credenza, la credenza è un pensiero stratificato, ok? Semplicemente è un pensiero abitudinario che si è stratificato. Come si fa a eliminarlo? Beh, in realtà l'unico modo per farlo è iniziare a pensare altre cose, quindi a osservare la propria mente, perché soltanto con l'osservazione si può fare, e andare a scegliere altri pensieri, scegliere altre credenze. Questo si può fare. E pian piano vedrai che le vecchie credenze, certo non succede in un giorno, però comunque pian piano tu le altre credenze, se lo farai in maniera costante, pian piano andranno via. Pian piano inizierai a
credere un po' di più al fatto che sei padrone del tuo mondo, se inizi a raccontartelo spesso, perché poi inizierà anche a verificarsi qualcosa che ti dà la conferma di questo, eh? Perché i pensieri prima o poi necessariamente diventano cose, necessariamente. Ok, sono le 11, vedo altre domande, però ormai è tardi e quindi ho pietà di voi e vi mando a dormire. E comunque ribadisco, fate ancora domande sul gruppo se avete ancora altre domande, magari quelle a cui non ho risposto rifatele sul gruppo, postate proprio come domande e così magari lì si può aprire anche qualche discussione simpatica e magari possiamo scambiarci opinioni. Va bene? Quindi vi ringrazio e per stasera abbiamo finito e alla prossima. Ciao a tutti.